den Fuß hast. Olha, deixou-me de gravar. Deixou-me de gravar, ele às vezes faz isso. É que eu não estive a olhar para lá, só espero que tenha gravado quando o Gonçalo passou. Porque ele às vezes salta demasiado. Onde é que estou contigo? Ah, já está. Pois. Estás ao pé da Ana Baião, a Ana Baião está a atravessar a rua. Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori che ci seguono attraverso le onde radio e anche attraverso il nostro sito, il nostro portale, da Rosario Tronnolone, come c'è anche Filomeno Lopez. Benvenuto Filomeno. Grazie, grazie a voi, sì, a tutti quelli che ci ascoltano. Sì.
Siamo in collegamento in diretta con il Centro Culturale di Belém a Lisbona, dove tra pochi minuti avrà inizio l'incontro con le autorità che appunto il Santo Padre ha voluto avere proprio all'inizio di questo suo viaggio, 42esimo viaggio apostolico, che si svolge appunto in Portogallo, a Lisbona in maniera particolare, per la giornata mondiale della gioventù. Un tema, quello della giornata mondiale di quest'anno, che si riferisce direttamente a Maria e alle parole del Vangelo di Luca, che raccontano come ella si alzò e andò in fretta verso, appunto, per andare ad aiutare la cugina Elisabetta. L'incontro con le autorità, la società civile, il corpo diplomatico, vi dicevo, si svolge presso il Centro Culturale di Belém, che è una struttura particolarmente importante proprio di fronte al fiume Tago. Saranno presenti all'incirca 1000 persone. Il presidente sarà accolto dal presidente della Repubblica all'entrata laterale del centro e poi si trasferiranno sul palco. Le immagini che ci giungono da Lisbona ci mostrano appunto già le due sedie su cui si accomoderanno il Presidente della Repubblica e il Santo Padre. Già questa mattina il Santo Padre ha incontrato invece il Presidente della Repubblica nel Palazzo Nazionale di Belém. E il Presidente della Repubblica è il signor Marcelo Rebelo de Sousa, che è nato a Lisbona nel 1948, è laureato in giurisprudenza, ha poi conseguito il dottorato in scienze giuridiche e politiche nel 1984, ha insegnato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Lisbona, ha lavorato anche come giornalista per il quotidiano Espresso e per il quotidiano Seminario, è stato un commentatore politico anche per la radio, ed è stato eletto Presidente della Repubblica il 24 gennaio 2016 e rieletto per un secondo mandato il 24 gennaio del 2021. Vediamo già la sala appunto del Centro Culturale che è piena e sentiamo anche l'applauso che accoglie evidentemente l'ingresso del Santo Padre. È un lunghissimo applauso, tutti quanti in piedi appunto per accogliere il Santo Padre e il Presidente. Ma adesso ascoltiamo il discorso del Presidente della Repubblica. Santo Padre, oggi in Lisboa, Portugal, accoglie... Santo Padre, oggi a Lisbona il Portogallo vi accoglie a braccia aperte. Durante 5 indimenticabili giorni. Accoglie la testimonianza della dignità delle persone fra di loro e in rapporto con la natura, della speranza, di pace, di fraternità, di ricerca delle periferie, di lotta contro la fame, contro la miseria, le oppressioni, gli abusi, la xenofobia, le intolleranze, le esclusioni dei diseredati dei nostri tempi. E con voi accoglie anche a braccia aperte i giovani cattolici e anche i credenti di varie fedi e i non credenti venuti in risposta al vostro appello. Perché con voi
Perché con voi, perché con voi la vostra voce è diventata maggiore di quella del vostro popolo. Non vi addormentate. Questo è il mio messaggio. Non vi accomodate. Non vi adagiate, alzatevi contro le ingiustizie. Difendetevi da tutto quello che è mondanità, immobilismo, conforto, chiusure. Lasciate il vostro segno in questo mondo e non permettete che vi rubino la vostra gioia e la vostra gioventù. Osate sognare in grande. Santo Padre, è in questo spirito che il Portogallo vuole vivere la vostra presenza e il vostro messaggio. In questi 5 giorni e al di là di questi giorni, così come il tema della giornata, alzarsi e partire in fretta. Alzarsi perché non è mai tardi per guardare all'altro, oggi e domani, ancora più di ieri. Partire in fretta, urgentemente, perché l'essenziale è sempre da compiere. Santo Padre, il Portogallo è a servizio dell'intera umanità grazie alla vostra testimonianza, all'ascolto della vostra testimonianza. Era il discorso del Presidente, adesso ascoltiamo il discorso del Santo Padre. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente dell'Assemblea della Repubblica, signor Primo Ministro, membri del Governo del Corpo Diplomatico, autorità, rappresentanti delle società civile e del mondo della cultura, signore e signori, vi saluto cordialmente e ringrazio il signor Presidente per l'accoglienza e per le cortesi parole che mi ha rivolto. Molto accogliente, Presidente, grazie. Sono felice di essere a Lisbona, città dell'incontro che abbraccia vari popoli e culture e che diventa in questi giorni ancora più universale. Diventa in un certo senso la capitale del mondo, la capitale del futuro, pure perché i giovani sono futuro. Ciò ben si adatta al suo carattere multietnico e multiculturale. Penso, per esempio, al quartiere Mouraria, dove vivono in armonia persone provenienti da più di 60 paesi, e rivela il tratto cosmopolita del Portogallo, che affonda le radici nel desiderio di aprirsi al mondo e di esplorarlo, navigando verso orizzonti nuovi e più vasti. Navigando, che non lontano da qui, a Cabo da Roca, è scolpita la frase di un grande poeta di questa città: a chi onde a terra si acaba e o mar comessa. Per secoli si credeva che lì vi fosse il confine del mondo. E in un certo senso è vero. Ci troviamo ai confini del mondo perché questo paese confina con l'oceano che delimita i continenti. Lisbona ne porta l'abbraccio e il profumo. Mi piace associarmi a quanto amano cantare i portoghesi. Lisbona ten cheiro da flores e da mar. Un mare
un mare che è molto più di un elemento paesaggistico, è una chiamata impressa nell'animo di ogni portoghese. Mar sonoro, mar sen fondo, mar sen fin, l'ha chiamato una poetessa locale. Davanti all'oceano i portoghesi riflettono sugli immensi spazi dell'anima e sul senso della vita nel mondo. E anch'io, lasciandomi trasportare dall'immagine dell'oceano, vorrei condividere alcuni pensieri. Secondo la mitologia classica, oceano è figlio del cielo, Urano. La sua vastità porta i mortali a guardare in alto e a levarsi verso l'infinito. Ma al contempo, oceano è figlio della terra, Gea, che abbraccia, invitando così ad avvolgere di tenerezza l'intero mondo abitato. L'oceano, infatti, non collega solo popoli e paesi, ma terra e continenti. Perciò Lisbona, città dell'oceano, richiama l'importanza dell'insieme, a pensare ai confini come zone di contatto, non come frontiere che separano. Sappiamo che oggi le grandi questioni sono globali, eppure spesso sperimentiamo l'inefficacia nel rispondervi, proprio perché davanti a problemi comuni il mondo è diviso o perlomeno non abbastanza coeso, incapace di affrontare unito ciò che mette in crisi tutti. Sembra che le ingiustizie planetarie, le guerre, le crisi climatiche e migratorie corrano più veloce della capacità, spesso della volontà, di fronteggiare insieme tali sfide. Lisbona può suggerire un cambio di passo. Qui, nel 2007, è stato firmato l'omonimo trattato di riforma dell'Unione Europea. Esso afferma che l'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. Ma va oltre pure, asserendo che nelle relazioni con il resto del mondo contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco fra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani. Fine citazione. Non sono solo parole, ma pietre miliari per il cammino della comunità europea, scolpite nella memoria di questa città. Ecco lo spirito dell'insieme, animato dal sogno europeo di un multilateralismo più ampio del solo contesto occidentale. Secondo un'etimologia discussa, il nome Europa deriverebbe proprio da una parola che indica la direzione d'Occidente. È certo invece che Lisbona è la capitale più a ovest dell'Europa continentale. Essa richiama dunque la necessità di aprire vie di incontro più vaste, come il Portogallo già fa, soprattutto con paesi di altri continenti accomunati nella stessa lingua. Auspico che la giornata mondiale della gioventù sia per il vecchio continente, il vecchio, possiamo dire l'anziano continente, un impulso di apertura universale cioè impulso di apertura che divenga più giovane. Perché d'Europa, di vera Europa, il mondo ha bisogno. Ha bisogno del suo ruolo di pontiere e di pace nella sua parte orientale, nel Mediterraneo, in Africa, in Medio Oriente. Così Europa potrà portare all'interno dello scenario internazionale la sua specifica originalità, delineatasi nel secolo scorso, quando del crogiolo dei conflitti mondiali fece scoccare la scintilla della riconciliazione, inverando il sogno di costruire il domani con il nemico di ieri, di avviare percorsi di dialogo, percorsi di inclusione, sviluppando una diplomazia di pace
che spenga i conflitti e alienti le tensioni, capace di cogliere i segnali di distensione più flebili e di leggere tra le righe più storte. Nell'oceano della storia stiamo navigando in un frangente tempestoso e si avverte la mancanza di rotte coraggiose di pace. Guardando con accurato affetto all'Europa, nello spirito di dialogo che la caratterizza, verrebbe da chiedere: verso dove navighi se non offri percorsi di pace, vie creative per porre fine alla guerra in Ucraina e ai tanti conflitti che insanguinano il mondo? E ancora allargando il campo, quale rotta segui Occidente? Quale rotta segui Occidente? La tua tecnologia, che ha segnato il progresso e globalizzato il mondo, da sola non basta. Tanto meno bastano le armi più sofisticate, che non rappresentano investimenti per il futuro, ma impoverimenti del vero capitale umano, quello dell'educazione, quello della sanità, dello Stato sociale. Preoccupa quando si legge che in tanti luoghi si investono continuamente fondi sulle armi anziché sul futuro dei figli. E questo è vero. Mi diceva l'economo alcuni giorni fa che il migliore reddito di investimenti è nella fabbrica di armi. Si investe più nelle armi e non sul futuro dei figli. Io sogno un'Europa, cuore d'Occidente, che metta a frutto il suo ingegno per spegnere focolai di guerra e accendere luci di speranza. Un'Europa che sappia ritrovare il suo animo giovane, sognando la grandezza dell'insieme e andando oltre i bisogni dell'immediato. Un'Europa che includa popoli e persone con la propria loro cultura, senza ricorrere teorie e colonizzazioni ideologiche. E questo ci aiuterà a pensare ai sogni dei padri fondatori dell'Unione Europea. Questi sognavano alla grande. L'oceano, immensa distesa d'acqua, richiama le origini della vita. Nel mondo evoluto di oggi è divenuto paradossalmente prioritario difendere la vita umana messa a rischio da derive utilitariste che la usano e la scartano, la cultura dello scarto della vita. Penso a tanti bambini non nati, a tanti anziani abbandonati a se stessi, alla fatica di accogliere, proteggere, promuovere e integrare chi viene da lontano e bussa alle porte, alla solitudine di molte famiglie in difficoltà nel mettere al mondo e crescere dei figli. Verrebbe anche qui da dire: verso dove navigate Europa e Occidente con lo scarto dei vecchi, i muri col filo spinato, le stragi in mare e le culle vuote? Verso dove navigate? Dove andate se di fronte al male di vivere offrite rimedi sbrigativi e sbagliati, come il facile accesso alla morte, soluzione di comodo che appare dolce ma in realtà è più amara delle acque del mare? E penso a tante leggi e penso a tante leggi sofisticate sull'eutanasia. Lisbona, abbracciata dall'oceano, ci dà però motivo di sperare. La città della speranza. Un oceano di giovani si sta riversando in questa accogliente città. Io vorrei ringraziare per il grande lavoro e il generoso impegno profusi dal Portogallo per ospitare un evento così complesso da gestire, ma fecondo di speranza. Come si dice da queste parti, accanto ai giovani uno non invecchia.
giovani provenienti da tutto il mondo che coltivano i desideri dell'unità, della pace, della fraternità, giovani che sognano, ci provocano a realizzare i loro sogni di bene. Non sono nelle strade a gridare rabbia, ma a condividere la speranza del Vangelo, la speranza della vita. E se da molte parti oggi si respira un clima di protesta e insoddisfazione, terreno fertile per i populismi e i complottismi, la Giornata Mondiale della Gioventù è un'occasione per costruire insieme. Rinverdisce il desiderio di creare novità, di prendere il largo e navigare insieme verso il futuro. Vengono in mente alcune parole ardite di Pessoa: navigare è necessario, vivere non è necessario. Quello che serve è creare. Diamoci dunque da fare con creatività per costruire insieme. Immagino tre cantieri di speranza in cui possiamo lavorare tutti uniti: l'ambiente, il futuro e la fraternità. E con questo finisco. L'ambiente, futuro e fraternità. L'ambiente. Il Portogallo condivide con l'Europa tanti sforzi esemplari per la protezione del creato, ma il problema globale rimane estremamente serio. Gli oceani si surriscaldano e i loro fondali portano a galla la bruttezza con cui abbiamo inquinato la casa comune. Stiamo trasformando le grandi riserve di vita in discariche di plastica. L'oceano ci ricorda che la vita dell'uomo è chiamata ad armonizzarsi con un ambiente più grande di noi, che va custodito l'ambiente, va custodito con premura, pensando alle giovani generazioni. Come possiamo dire di credere nei giovani se non diamo loro uno spazio per costruire il futuro? Questo è l'ambiente. Secondo, il futuro. E il secondo cantiere. E il futuro sono i giovani. Ma tanti fattori scoraggiano, come la mancanza di lavoro, i ritmi frenetici in cui sono immersi, l'aumento del costo della vita, la fatica a trovare un'abitazione e, ancora più preoccupante, la paura di formare famiglia e mettere al mondo dei figli. In Europa e più in generale in Occidente, si assiste a una fase discendente della curva demografica. Il progresso sembra una questione riguardante gli sviluppi della tecnica e gli agi dei singoli, mentre il futuro chiede di contrastare la denatalità e il tramonto della voglia di vivere. La buona politica può fare molto in questo, può essere generatrice di speranza. Essa infatti non è chiamata a detenere il potere, ma a dare alla gente il potere di sperare. È chiamata oggi più che mai a correggere gli squilibri economici di un mercato che produce ricchezze ma non le distribuisce, impoverendo di risorse e certezze gli animi. È chiamata a riscoprirsi generatrice di vita e di cura, a investire con lungimiranza sull'avvenire, sulle famiglie, investire sui figli, a promuovere alleanze intergenerazionali dove non si cancelli con un colpo di spugna il passato, ma si favoriscono i legami tra giovani e anziani. Questo dobbiamo riprenderlo, il dialogo fra giovani e anziani. E a questo richiama il sentimento della saudade portoghese, la quale esprime una nostalgia, un desiderio di bene assente che rinasce solo a contatto con le proprie radici. I giovani devono trovare le proprie radici negli anziani.
In tal senso è importante l'educazione, che non può solo impartire nozioni tecniche per progredire economicamente, ma è destinata a immettere in una storia, a consegnare una tradizione, a valorizzare il bisogno religioso dell'uomo e a favorire l'amicizia sociale. E l'ultimo cantiere di speranza è quello della fraternità, che noi cristiani impariamo del Signore Gesù Cristo. In tante parti del Portogallo il senso del vicinato e la solidarietà sono molto vivi, però nel contesto generale di una globalizzazione che ci avvicina ma non ci dà la prossimità fraterna, tutti siamo chiamati a coltivare il senso della comunità a partire dalla ricerca che ci abita accanto. Perché, come notò Saramago, ciò che dà il vero senso all'incontro è la ricerca, e bisogna fare molta strada per raggiungere ciò che è vicino. Com'è bello riscoprirci fratelli e sorelle, lavorare per il bene comune, lasciando alle spalle contrasti e diversità di vedute. Anche qui sono ad esempio i giovani che, con il loro grido di pace e la loro voglia di vita, ci portano ad abbattere i rigidi steccati di appartenenza eretti in nome di opinioni e di credo diversi. Ho saputo di tanti giovani che qui coltivano il desiderio di farsi prossimo. Penso all'iniziativa di Mission Pays, che porta migliaia di ragazzi a vivere nello spirito del Vangelo, esperienze di solidarietà missionaria nelle zone periferiche, specialmente nei villaggi. Specialmente nei villaggi all'interno del paese andrai a trovare molti anziani soli, e questa è un'unzione per la gioventù. Vorrei ringraziare e incoraggiare, accanto a tanti che nella società portoghese si occupano degli altri, la Chiesa locale che fa tanto bene, lontana dalla luce dei riflettori. Fratelli e sorelle, sentiamoci tutti insieme chiamati fraternamente a dare speranza al mondo in cui viviamo e a questo magnifico paese. Deus abençoe Portugal. Lunghissimo applauso, come sentite, segue le parole di Papa Francesco. Sono tutti quanti in piedi ad applaudirlo nel Centro Culturale de Belém, dove si è appena concluso l'incontro del Santo Padre con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Sotto la mia voce, appunto, come sentite, prosegue questo calorosissimo applauso. Anche il Presidente, che è accanto al Santo Padre, mentre appunto gli parla, continua ad applaudire. Il discorso del Santo Padre ha toccato tanti importanti punti, poi magari avremo modo anche di commentarli tra qualche minuto. E al termine appunto di questo incontro, che come vedete ha suscitato veramente un grandissimo entusiasmo, perché l'applauso prosegue per salutare le parole che abbiamo appena ascoltato e anche per salutare ovviamente l'uscita del Santo Padre. Adesso sia il Presidente che il Papa si trasferiscono all'ingresso laterale per il congedo, e quindi il Santo Padre verrà portato all'Annunziatura Apostolica, che si trova a circa 11 chilometri appunto dal Centro Culturale di Belém, in una zona della città, una zona residenziale della città, chiamata Freguesia de Avenidas Novas, dove c'è anche una chiesa barocca di particolare importanza a Lisbona, cioè quella di San Sebastiano
da Pedreira. Alla Nunziatura Apostolica verrà il pranzo e poi nel pomeriggio invece vi ricordo l'incontro con il Presidente dell'Assemblea della Repubblica nella Nunziatura Apostolica e sempre nella Nunziatura Apostolica seguire l'incontro con il Primo Ministro. Invece questa sera il Santo Padre si trasferirà nel monastero di Santa Maria de Belém dove reciterà e saremo con lui appunto in questo momento di preghiera e con voi naturalmente se vorrete ascoltarci, dove reciterà, vi dicevo, i Vespri con i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e le consacrate, i seminaristi e gli operatori pastorali. Grazie a Filomeno Lopez di essere stato con me, di aver fornito la traduzione così puntuale del discorso del Presidente. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.